Porta Portese TV, la nuova TV online, incontra oggi Claudio Vettorelli, presidente dell'associazione sportiva Bike Park Roma, associazione ciclistica, associazione che si occupa di ciclocross, mountain bike, che ha un presidente che ha una lunga esperienza, una vita dedicata al ciclismo. Claudio Vettorelli. Buongiorno Claudio, parliamo subito dell'evento, della manifestazione che si terrà dal 13 al 15 di settembre a Roma, al Parco degli Acquedotti, e che nei tre giorni del programma sono incluse 24 ore di mountain bike. Parlaci della gara, dell'evento, come sarà organizzato, come si corrono queste 24 ore. La 24 ore è una 24 ore di mountain bike, siamo giunti all'ottava edizione e abbiamo raggiunto numeri considerevoli di atleti. E si parte il sabato 14 settembre alle ore 12 e ininterrottamente si percorreranno i 7 km del percorso per 24 ore. Sono previste 1500 atleti, vengono da tutto il mondo e appunto quest'anno non si parlerà solo di 24 ore di mountain bike, ma sarà una 24 ore di sport. Grazie al Sporting Club Paradise quest'anno che ci affianca assieme alle federazioni scherma e di rugby, avremo all'interno di questa manifestazione altre attività sportive, appunto come la scherma, il rugby e il fitness. Avremo quindi una 24 ore dedicata a tutti i sportivi, a tutti gli amanti della natura, della cultura, perché all'interno di un parco storico, quello che è il Parco degli Acquedotti. Il Parco degli Acquedotti, sono gli storici acquedotti dell'antica Roma, sono inseriti all'interno del Parco Archeologico dell'Appia Antica, parco che appunto collabora, coopera con voi per l'organizzazione di questa manifestazione. Sarà uno spettacolo meraviglioso per tutto il pubblico, sarà uno spettacolo particolare per i ciclisti, per i corridori che correranno queste 24 ore in mezzo agli archi. Quindi il giorno 13 iniziano, immagino, gli arrivi, ci sarà tutta la parte organizzativa, poi dalle ore 12 per 24 ore si alterneranno le squadre, si alterneranno i ciclisti, come si muoveranno esattamente? E già da venerdì mattina arriveranno tutti gli atleti e le famiglie all'interno del Parco degli Acquedotti. In queste 24 ore viene allestito un vero e proprio villaggio, un villaggio con tutti i servizi, creato dal nulla, perché nel parco non c'è praticamente nulla, e grazie alle istituzioni, al Parco dell'Appia Antica, alle belle arti, al comune di Roma, al settimo municipio che adesso ci affiancherà in questa bellissima avventura, e accogliamo gli atleti che corrono sotto gli archi dell'acquedotto romano Claudio e Felice. E sono delle immagini che si portano dietro ogni anno e vengono conquistati appunto da questa bellissima atmosfera. Ci sono dei momenti magici di questo evento, che è la partenza delle ore 12, che viene effettuata nello stile Le Mans. Che cos'è lo stile Le Mans? Tutti mi chiedono. In pratica gli atleti rilasciano la bicicletta sulla linea di partenza, ci sono più o meno 500-600 biciclette sdraiate per terra in un mucchio di biciclette sulla linea di partenza, e a 500 metri c'è una linea così immaginaria dove si vengono dislocati gli atleti, e da lì partono a piedi. Corrono tutti insieme a raggiungere, a scegliere, a trovarsi la propria bicicletta e partire in questo vortice di emozioni. L'altro momento particolare è il tramonto, perché è il momento dove i colori che attraversano gli archi degli acquedotti lasciano delle immagini e vengono scattate delle foto che rimangono nel cuore degli atleti per tutta la vita.
E sicuramente anche all'alba, quando ritorna la luce del sole, sarà anche lì un grande spettacolo. L'alba e l'arrivo sono altri momenti emozionanti, perché al termine di una corsa così estenuante, comunque ci vengono sì atleti che vengono per stare insieme con le famiglie e per vivere questo momento in tranquillità e di festa, ci sono anche quelli che partecipano per vincere la 24 ore di Roma. La 24 ore di Roma è un prestigio, che arrivano squadre anche di professionisti per poter vincere l'elmo, che è il trofeo dei vincitori. Quindi anche il trofeo è un trofeo, diciamo, storico, che rappresenta la storicità di Roma. Esatto. Certo. Allora, siamo già all'ottava edizione, quindi è una passione che continua e che permette di raggiungere questi risultati. Claudio Vettorel è stato ciclista, atleta, hai partecipato a manifestazioni importanti, tecnico federale, presidente della Bike Park Roma, e tutta la tua esperienza tu l'hai trasferita anche nell'organizzazione di questo evento. Hai girato il mondo, hai visto paesi e organizzazioni diverse, le hai trasferite qui a Roma. Raccontaci che cosa volevi trasferire qui a Roma, che cosa volevi portare ai romani e agli italiani. Io non sono un romano, sono un romano adottato, sono 25 anni che vivo a Roma e ho voluto portare a Roma un grande evento dopo tutta la mia esperienza da ciclista, da tecnico della nazionale. E ho cercato di portare tutto quello che ho potuto avere di positivo da tutti gli eventi a cui ho partecipato, e quello che volevo portare era un evento goliardico, un momento di allegria, di familiarità. Volevo che tutti i ciclisti e tutti gli atleti, in questo caso quest'anno ci saranno anche atleti di diverse discipline sportive, quindi rugby, calcetto, fitness, e scherma, saranno tutti insieme in un momento di festa. Questo era l'obiettivo, è un obiettivo che stiamo raggiungendo al top quest'anno, e sarà qualcosa che possiamo solo immaginare in questo momento, ma che alla fine il 13, 14, 15 settembre andremo a scoprire. Certo. Tutti insieme. Tu non sei di Roma, sei nato in Belgio, raccontaci una gara di ciclocross in Belgio, che cosa ci fa vedere? Beh, diciamo che lo sport del ciclocross in Belgio è lo sport nazionale. Ogni domenica partono centinaia di ciclisti, ma la festa che è il contorno intorno a questi ciclisti è la gente, le persone che partecipano come spettatori. Parliamo di numeri da 15, 20, 30 mila persone. Ai campionati del mondo a cui sono stato come tecnico nazionale, c'erano oltre 70.000 persone su un percorso di 3 km. Un spettacolo unico, un spettacolo che è quello che voglio vedere qui a Roma, già con gli oltre 1.500 ciclisti, altrettanti familiari e tutte le persone che frequentano il bellissimo Parco degli Acquedotti a Cinecittà, nel settimo municipio. Sono quelli che voglio e vorrei vedere qui a Roma. Tu, la tua associazione Bike Park Roma, non organizzate soltanto questa 24 ore all'interno del parco, ma anche altre manifestazioni ciclistiche, se non sbaglio una al Circo Massimo, che è un'altra location fantastica di Roma. Sì. E altre ancora. Quest'anno ho voluto, diciamo, sono stato molto fortunato, perché era un sogno che volevo realizzare, e riuscire a organizzare un evento ciclistico all'interno del Circo Massimo, dopo il Parco degli Acquedotti, che è un monumento storico, come dicevamo poco fa. Penso che riuscire a portare le ruote all'interno del Circo Massimo fosse una cosa quasi irraggiungibile. Ci siamo riusciti grazie al Comune di Roma, grazie all'assessorato dello sport, e
è stato un evento unico, l'evento si chiama 100% mountain bike, che è impressionante, sentire i numeri così non dice molto, ma se ci racconti che cosa significava esattamente 100%? 100% nasce da questa idea, 100 team, 100 giri, 100 km. I team sono composti da 3 atleti, ogni giro è obbligatorio il cambio e quindi è un vortice di persone che gira in maniera pazzesca all'interno di questo percorso creato all'interno del monumento, uno dei monumenti più belli del mondo. Che il Circo Massimo era un ippodromo praticamente, quindi si presta particolarmente, un ovale in buona sostanza dove voi avete fatto questa corsa continua. In quanto tempo è stato realizzato, completato tutto? I 100 km sono stati raggiunti in 3 ore e 20 minuti. Un team venuto dal Veneto che col capitano Gianfranco Mariuzzo, che è sempre protagonista anche alla 24 ore di Roma. Quindi lo ritroveremo al Parco degli Acquedotti. Riassumiamo allora, venerdì arrivano i corridori con i camper, con le famiglie, quindi c'è la possibilità di avere spazio all'interno del parco, certo, di campeggiare. Per il pubblico quando sarà possibile accedere al parco, alla gara? Noi la mattina del venerdì apriamo i cancelli, apriamo il villaggio. Da quel momento ci saranno numerosi stand, quest'anno abbiamo arricchito l'evento con stand alimentari, folkloristici del territorio di Roma e del Lazio. E ci saranno stand dei tecnici legati all'attività sportiva e quindi sarà un evento per tutti, un evento che quindi è una festa, è una festa che durerà 3 giorni, una festa che dura 3 giorni, quindi da venerdì sera a domenica sera tutti i romani sono invitati a partecipare e a venire a vedere questa manifestazione unica, 24 ore di sport, di diversi tipi di sport, con una partenza stile particolare, stile Le Mans, che sarà anche curiosa e divertente in qualche modo, ma per chi è impegnato per vincere o cercare di vincere la gara sarà un momento estremamente critico. Nell'atmosfera magica degli acquedotti del Parco dell'Appia Antica. Congratulazioni, grazie. Congratulazioni per l'8ª edizione. Saremo presenti, Porta Portese Web TV vuole essere presente e so che voi avete anche una collaborazione particolare con il Corpo dei Vigili del Fuoco che assisterà a tutta la campionata. Sarà il campionato italiano dei Vigili del Fuoco e quindi con il responsabile nazionale Sant'Angelo abbiamo portato all'interno dell'evento anche questa fantastica manifestazione sportiva, aggregandoci anche ai Vigili del Fuoco. Complimenti. Grazie. E arrivederci alla prossima volta. Grazie Claudio. 5, 4, 3, 2, 1, via! Dobbiamo entrare, dobbiamo recuperare.